Se dissentite da quello che sto Perché, dicendo, perché eh. il cambio di allenatore comunque a quanto pare influisce anche sulla squadra, almeno secondo me. Poi non so fino a quanto, però influisce. Boh, allora, adesso, scusate, adesso la Juve, se non erro, gioca praticamente, diciamo, con un 3-4-1-2, lo possiamo definire così, col trequartista Ramsey e con le due Sì, e punte davanti, le due no? punte davanti. E ha giocato così pure la prima partita. Non vorrei che Pirlo si intestardisca con questo modulo. Ma no, secondo me la cambierà spesso. Sì, dici, perché ad esempio Dovrà trovare. Kulusevski, come lì sulla fascia, a fare tutta la fascia, secondo me è sprecato. Cioè, come seconda punta rende molto di più. Però che fai? Lasci fuori Dybala? Lasci fuori Morata? Chi lasci fuori? Infatti. Ovviamente c'è R7, non puoi lasciarlo fuori. Quindi non lo so. Secondo me Pirlo sta cercando di variare alcuni moduli per trovare il modulo suo, perché Vabbè, comunque, cioè, certo, si sta parliamoci chiaro, ancora. in Serie A comunque è poco che fa l'allenatore, specialmente con la Sono Juve. soltanto due partite, non ha fatto Sono, sì, ha assolutamente fatto veramente gavetta. poco. Allora, Ale, è ora perché sono le 19:46. La prossima, oddio, c'è Un lapsus. Napoli-Juventus? Juventus, Dio, o non lo so, un Allora, attimo la che prossima intanto c'è controllo. mercoledì, ci sono dei bei Sì, succosi già recuperi, quindi chi non ha giocato la prima giornata di Serie A Lazio-Atalanta. scende in campo mercoledì, dove abbiamo Udinese Spezia, Benevento-Inter, Lazio-Atalanta domenica, Fiorentina-Sampdoria, Sassuolo-Crotone, domenica, scusate, il weekend. Venerdì Fiorentina-Sampdoria, sabato Sassuolo-Crotone, Genoa-Torino, Udinese-Roma, domenica Atalanta-Cagliari, Parma-Verona, Benevento-Bologna, Lazio-Inter, Milan-Spezia e la sera Juve-Napoli. È una Bello, super giornata. bello, Direi, mamma mia, la beh. Lazio se la vede prima con l'Atalanta. Però Ma poi ci dobbiamo sì, mettere d'accordo su che abbiamo proprio cosa un vuol dire calendario giocare bene, fantastico. se no mi fate fare il Max Allegri di turno che deve fare il discorso del cortomuso e tutte queste cosine qua. Sì. Che giocare bene non vuol dire fare belle azioni, secondo me. Giocare bene vuol dire avere tipo un gioco efficace, quindi fare Andare a tanti gol, danno, quindi. prenderne Sì, pochi infatti e Allegri faceva proprio così. Poi la Juve ha chiamato Sarri e c'è stato un mezzo patatrac, Ma io diciamo. infatti sono del Se non partito era. Allegri. Tra l'altro, guarda, una battuta brevissima, Ale. Fonseca sembrava messo già sulla graticola e si parlava di un Allegri alla Roma. Quanto ci credi eventualmente a questa eventualità? Zero, la Roma non ha un euro per pagare lo stipendio che chiederà Allegri. Fonseca non credo si farà prendere in giro così, in maniera così becera da una società che ha chiesto mezzo giocatore a gennaio, non hanno comprato nemmeno quello. La Roma ha cambiato proprietà, è in fase di insediamento, la nuova proprietà, non sanno nemmeno chi saranno i dirigenti dell'ambito sportivo, di quello commerciale, eccetera. Mettersi un punto interrogativo pure sulla direzione tecnica, ora come ora, dato che la Roma dopo 2 giornate è a un punto, deve andare a giocare a Udine e l'Udinese ha fatto una bella partita. Poi, ok, c'è Roma-Benevento, poi arriva a Milano col Milan, c'è Roma-Fiorentina, la Fiorentina in trasferta è una squadraccia, l'avete visto con l'Inter. Non Certo. è così semplice. Prendi Allegri e lo metti lì, Milan-Roma. Che ti racconta? Non è che Allegri porta i suoi giocatori. Giocatori della Roma, quelli sono. Quelli Giusto? sono. Sì, giusto. Bene, Ale, allora ti diamo appuntamento a lunedì prossimo, ti auguriamo una buona Con serata piacere. Buona serata. e ti ringraziamo come al solito, ok? Un abbraccio, Ok. Ale! Forza Febbre 90, buona serata! Sempre! Ciao. Salutiamo il nostro Alessandro Sticozzi di Passione del Calcio. Lo sai, Nick, dobbiamo andare in pausa velocissimamente e poi Sì. abbiamo uno dei tuoi migliori amici. Ah. Indovina chi è? Non lo so. Me lo dici al rientro. Mi sbaglio, avevi 16 anni, io la stessa età, ma non sembrava bastarti, come i miei messaggi d'amore da 140 caratteri, che forse poi non leggevi più. Se non mi sbaglio, avevi 18 anni, al partito dove non smettevo di ubriacarmi. Ti eri presentata.
viaggio 5 anni fa per te avrebbe fatto di tutto. Cosa mi racconti? Lavori, nuovi amori, io ci siamo disillusi, la provincia ci ha uccisi. Quando mi son trasferito per l'università. Eccoci qua, ci dispiace tagliare ogni volta le canzoni, ma lo sapete che purtroppo andiamo di corsa. Il ritmo deve essere così forsennato. Siamo in diretta di nuovo su Febbra 90 in collegamento telefonico. Io ho fatto un piccolo quiz al nostro Michele Zoffranieri, che ha subito indovinato che in collegamento c'era il grande Alex Cicchetti. Ciao Alex. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, pronti e stracarichi. Come buonasera Alex. Alex che buonasera, sarà belli. Particolarmente ciao, entusiasta ciao. Dopo la bella prova della Lazio a Cagliari e in vista di un mercoledì di fuoco che vedrà la Lazio affrontare l'Atalanta. L'Atalanta. Eh sì ragazzi, dai, ci siamo sentiti una settimana fa e che avevo lasciato diciamo il collegamento dicendo dai, ci risentiamo lunedì scorso e speriamo di avere di parlare, di festeggiare i primi 3 punti in campionato e magari, perché no, un acquisto di spessore tecnico, un acquisto di richiamo, ecco, sembrerebbe ormai fatta per Pereira, sono arrivati 3 punti, diciamo dai, ci siamo un pochino, tra virgolette, calmati. Cominciamo a fare anche le profezie, il profeta, sì. Alex? Pronto? Eccoci. Sì, pronti. Sì. No, dicevo, cominciamo a fare le profezie, perché se ogni volta va così... Sì, infatti. Profetizzi 6 punti per lunedì prossimo, altri 6 punti con l'Atalanta e poi... Ma io ci metterei la firma anche per 4. Anche per 4 punti metterei la firma. Una bella vittoria mercoledì e un pareggiotto con l'Inter. Poi se ne arriveranno 6, perché... sempre meglio, ragazzi. Però, certo. Sai, quando c'è il rischio che magari non arriva niente, firmare per 4 non sarebbe male. Poi la Lazio ci ha abituato... Io per carità anche nei collegamenti precedenti, io non ho mai messo in dubbio la qualità degli 11/12/13 titolari. Il problema, come abbiamo ben visto, sono i ricambi e così come ci siamo potuti accorgere sabato sera nell'occasione di Inter-Fiorentina. Perché voi avete visto la partita, ragazzi. La Fiorentina è stata padrona del campo. La Fiorentina è stata padrona del campo fino all'82esimo, ha sbagliato un gol Vlahovic che probabilmente avrebbe chiuso la partita, sì, quello che volete voi, però Conte si è girato in panchina e ha trovato Vidal, ha trovato Nainggolan, è partito con Perisic, è partito con varie soluzioni, capito? È entrato Sanchez, cioè l'Inter ha fatto 3 cambi e sono entrati Vidal, Nainggolan e Sanchez, ecco lì che ha vinto la partita. 2 cambi sono entrati Hakimi, Sensi. Cioè l'Inter c'ha lo squadrone, capisci le alternative, ecco perché dico che ci vogliono dei giocatori, ragazzi, specialmente quest'anno dove si possono fare 5 sostituzioni, l'avere una panchina di qualità potrà essere determinante. Sabato, domenica affronteremo l'Inter, è capace che magari dopo la prima ora di gioco 60-70 minuti teniamo bene, magari siamo anche in vantaggio, poi noi entreranno i vari Aspastro, che non mi è dispiaciuto assolutamente, anzi si è comportato bene, o magari entrerà Scalante, che anche lui se ne parla bene, non mi è dispiaciuto, per carità di Dio, però quando poi Conte si gira entra la gente di un altro spessore. Io non dico di arrivare all'Inter di Conte, però ecco, magari qualche altro, secondo me, io chiedo sempre il massimo fino all'ultima ora. Si può prendere un giocatore, cerchiamo di prendere il più possibile, ragazzi, perché le basi ci sono, la squadra ha un ottimo organico, però va allungata la panchina con qualità, ecco. Speriamo che si chiuda presto per Pereira, perché abbiamo visto che le operazioni della Lazio per ottenere l'ufficialità hanno sempre qualche problemino. Le stesse visite mediche di Hut sono di nuovo slittate per infatti. La seconda volta lì, secondo me. Scusa, secondo me la Lazio potrebbe anche guardare nell'organico, quindi nelle giovanili, perché comunque anche da lì spesso sì, però siamo riusciti a tirare fuori. Ma chi è che parla? Chi è?
Michelino. Non è tanto. Ah, bella Michelino, bravo. Però Michelino, guarda che quest'anno c'è la Champions, eh? Non è che puoi andare a prendere i sì. giocatori agli allievi un primavera e presentarli mercoledì a Monaco o a Liverpool, No, vabbè, capisci? quello Devi no, sì, prendere quello è gente sicuro, pronta, devi magari. prendere gente di qualità e di quantità, subito abituata a palcoscenici importanti. Non Però puoi prendere per quelli sempre ci vogliono i soldini, poi quindi. Giovani di belle speranze o il ragazzetto della primavera. Quelli li puoi far giocare, li puoi far esordire in una partita, un Lazio Benevento a risultato già acquisito, un Lazio Ma sì, 7, allora sì, io ma su quando tu quello ti sono presenti il d'accordo, però. mercoledì o martedì sera in campi come Barcellona, Bayern Monaco, City, Paris Saint-Germain e ti presenti Sono campi grossi, con gente infatti. così che non è pronta, rischi che poi fai peggio della Roma, Sì, capito? sì. Beh, il fatto è che appunto, cioè comunque sia per i giocatori, se vuoi il giocatore pronto, cose del genere, quindi servono i soldini. La Lazio se non vende non è che ce ne ha tanti. Poi ha visto anche Lodito com'è un po' Vabbè, però braccino il corto. mercato ha sono d'accordo con dimostrato. te, però ti dico, quest'anno tu hai preso Murighi e che hai pagato 20 milioni di euro. Sì. Ma io mi auguro che questo Murighi farà sicuramente 15-20 gol, per carità di Dio. Sì, Però magari. magari invece di prendere Murighi, tu ti tenevi, magari ne prendevi 2 a 10-12 milioni di euro e potevi sicuramente prendere un difensore. Ricordiamo che a Cerbi l'abbiamo Esatto, pagato 13. Ecco, prendevi un li mettevi altro Cerbi a dietro. 13 milioni. E un altro a 7-8 milioni, che ci sono giocatori buoni a 7-8 milioni, e secondo me poteva andare Volendo, anche sì. meglio. Perché parliamoci chiaro, chiari ragazzi. Lodito, Inzaghi è proiettato sul 3-5-2, e il Sì, 3-5-2 quello è il vuol dire modulo suo. Correa immobile. Se rimane Caicedo, poi c'è Murighi, e poi magari prendi Pereira. Cioè, questo Murighi, prima che lo dobbiamo aspettare. Cioè, sta pure così e così, ma un investimento di 20 milioni, ragazzi, secondo me deve essere No, subito tra l'altro o all'altezza della lo ha fatto situazione, quasi capito? nessuno un investimento a titolo definitivo così Così alto. elevato, Vabbè, sì. Vabbè, giusto, vabbè, l'Inter con Hakimi sì, che l'ha giusto. pagato 40-45 Però milioni, però tutti sì. stanno operando con dei prestiti. La stessa Juventus con Morata mi sembra Esatto. che abbia operato un prestito con diritto di riscatto, Di ovviamente riscatto. prestiti onerosi. E con Pereira finalmente Lotito ha capito che si può tornare ad utilizzare anche i La prestiti. E formula allora, del Alex, prestito. Marusic è il miglior terzino sinistro d'Europa? Ragazzi, Adam è andato molto bene, potrebbe essere Sì. proprio lui la scoperta di quest'anno. Speriamo, perché no? Io lo auguro, sicuramente ha fatto una grande partita. La serie a destra, Muriqué e Marusic a sinistra, diciamo anche mettiamoci Fares, potrebbero essere Lukaku. Che fine ha fatto, ragazzi? Già sta male un'altra volta. Boh, non... Vediamo comunque pure il io capitano Lulic a che punto sta. sì, Speriamo di infatti recuperarlo e andiamo avanti. Che ti devo dire? gli ho inviato anche un messaggio vocale a Sì, per Lulic l'iniziativa dicendogli che ha sì attuato Guido De per Angelis, no? sì, per Sì, quell'iniziativa lì. lo so, Martina, invia i messaggi, sì. Sì. Speriamo Ma va che bene, l'ho ragazzi. sentito, Senad io prima di ce l'ho. gennaio non credo che lo rivedremo, Perché purtroppo ha eh? avuto un No, brutto ma anche infortunio, infatti è difficile, insomma. io. Vabbè, al di là di quello, Alex, hai seguito anche le partite delle altre? Abbiamo 2 minuti, ti volevo chiedere un po' quale altra squadra ti ha impressionato di più? Tra Napoli, Inter, Mi ha Juve. impressionato la Juventus molto al di sotto delle aspettative. Vedo una Juventus che ancora deve, secondo me, trovare il bandolo della matassa. Vedo, secondo me, una Juve ancora molto incompleta e al di sotto delle proprie possibilità. Anche se ha pareggiato in 10, però, ragazzi, ha preso un gol in contropiede che nemmeno la Lazio di Papadopoulo o di Ballardini avrebbe preso, ragazzi. Ha pareggiato adesso. Sicuramente la Juve deve tutto, deve gran parte al pareggio di ieri al suo fenomeno che ha lì davanti, che è Beh, su Cristiano questo Ronaldo, perché realizza un gol mostruoso, sì, uno su stacco questo di sono testa d'accordo. imperiale, prende un Sì. calcio di rigore, lotta come un ragazzo di 20 anni, Nonostante sia trascina, uno dei più traghetta tutto il bassi. resto della squadra, però secondo me la Juve non è pronta, anche se in 10 poi è riuscita a pareggiare, ma per questo, per demerito della Roma, che secondo me ha sbagliato qualche mossa alla fine della partita, e sicuramente Dzeko ha avuto il match ball più di una volta, e
e l'ha fallito clamorosamente. Per il resto non mi faccio influenzare dai sei gol del Napoli al Genova, perché ritengo il Genova una squadra non molto all'altezza della situazione. Sicuramente è una bella squadra il Napoli, ha un reparto offensivo molto